Il progetto che è esposto qui sono i lavori finali di questo laboratorio. Ha visto impegnate le classi 4 ABC e la classe 4 a tempo pieno del plesso di scuola primaria Michele Prezioso. È stato un progetto che ha visto l'impegno di diverse componenti scolastiche, in primis i nostri bravissimi alunni, le loro docenti e il professor D'Angola, che ha svolto una funzione di esperto e che con la sua generosità e la sua grande passione per l'arte ha trasmesso, diciamo, ai nostri docenti e ai nostri alunni una sorta di processo di avvicinamento all'arte e alla storia dell'arte. E ne è venuta fuori una bella mostra che è qui esposta, che abbiamo inaugurato ieri, nella giornata di ieri, qua il 4 giugno. Penso che sia anche questo un modo per capire che la scuola si deve avvicinare ai linguaggi, non solo quelli ufficiali dello scrivere, ma anche quelli dei cosiddetti linguaggi non verbali, tra cui appunto l'espressione artistica è sicuramente una delle materie più importanti per consentire appunto l'espressività. L'approccio che abbiamo avuto è appunto quello di guardare le opere d'arte dei grandi artisti. Gli alunni si sono cimentati in questa riproduzione di opere d'arte famose, ma hanno anche avuto modo di ritrarre alcuni scorci del nostro paesaggio, alcuni monumenti di Rio Nero che sono qui presenti nella mostra. Tutto sommato, insomma, è una bella mostra abbastanza varia, molto colorata, come ovviamente deve essere una mostra di pittura grafico-pittorica, e in questi giorni anche i nostri alunni avranno modo di vedere il lavoro fatto dai loro colleghi e alunni. Infatti stanno arrivando i bambini di prima, chissà che sia anche per loro uno stimolo ad avvicinarsi con maggiore passione al linguaggio dell'arte. L'altra componente importante che ha lavorato in maniera encomiabile è le famiglie, in modo particolare le mamme di tutte le classi, la classe 4 ABC e della classe 4 F a tempo pieno, sono state veramente una risorsa preziosa, anzi grazie a loro, insomma, questa mostra ha avuto modo di realizzarsi, e anche questo è un esempio veramente importante del rapporto di collaborazione che deve esserci tra la scuola e la famiglia. Quindi direi che veramente ci sono stati tutti gli ingredienti importanti per determinare un lavoro che esteticamente è bello da guardare, ma soprattutto c'è un processo dietro che ha visto mobilitarsi tutte le energie della scuola e dell'extrascuola, e in modo particolare proprio della famiglia, che è stata una componente essenziale. Thank you.
slow down, you move too fast. You got to make the morning last, just kicking down the cobblestones, looking for fun and feeling groovy. Hello lamppost, what you knowin'? I've come to watch your flowers growing. Ain't she got no rhymes for me? Do-do-do-do, feeling groovy. No deeds to do, no promises to keep. I'm dappled and drowsy and ready to sleep. Let the morning time drop all its petals on me. Life, I love you, all is groovy. My old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked along narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night. Touch the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell echoing the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered sounds. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. La scuola elementare
mi hanno chiamato e mi sono presentato. Poi stare a contatto con i bambini è molto bello, si diventa sempre più giovane. E poi sono stato aiutato molto dalle mamme che sono proprio presenti. Possiamo dire che è stata una bella esperienza, anche noi abbiamo appreso delle tecniche che non conoscevamo e abbiamo fatto con piacere, abbiamo aiutato i nostri figli e tutti i bambini che hanno partecipato. L'unica cosa che possiamo dire è stato bello stare in compagnia con il professore e quindi abbiamo aiutato il professore in questo progetto. Non pensavamo di realizzare, comunque l'essenziale è che siamo riusciti nell'intento a portare a termine questo progetto. Ringraziamo il professore della sua partecipazione nelle nostre classi e spero di avere successivamente anche un'altra collaborazione. Questo è tutto, grazie al professore e grazie a tutto l'istituto che comprende i bambini.